Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: forse è un po' sotto pressione, Amadeus, in questo periodo, visti i numerosi impegni. Fatto sta che ai soliti ignoti ha fatto una bella gaffe. Uno dei conduttori più popolari in Italia, e negli ultimi anni è stato presissimo tra mille impegni, dopo aver ricevuto l'incarico di direttore artistico del Festival di Sanremo, che ha portato a fasti che non vedeva da almeno 20 anni. Oggi Amadeus è impegnato nella realizzazione di ben tre programmi: la già citata kermesse musicale dell'Ariston, Arena Suzuki 60, 70, 80 e 90 e i soliti ignoti. E forse proprio a causa di questo super lavoro ha commesso una clamorosa gaffe durante la conduzione di quest'ultimo programma. Come è risaputo, la trasmissione in onda da anni è basata sulle identità misteriose dei personaggi che di volta in volta si rendono protagonisti. I concorrenti devono indovinarne la professione, e possono portare a casa un montepremi anche molto consistente. Amadeus, ai soliti ignoti, gaffe assurda per il conduttore veronese. Da tempo lo show è condotto con competenza dall'artista veneto, ma come spesso può accadere, anche i migliori, è proprio il caso di dirlo, possono commettere dei passi falsi. Proprio come accaduto ad Ama, che per un attimo è andato nel pallone, confondendosi clamorosamente. Durante un momento di riflessione delle due concorrenti, Amadeus, forse un po' stanco, ha commesso una gaffe che ha fatto tuttavia divertire il pubblico a casa. Il conduttore ha infatti sbagliato del tutto il nome di una delle due donne, chiamandola in modo del tutto diverso. Le due dovevano infatti trovare un punto d'accordo, ma una di loro non sembrava volersi decidere. Jessica, tanto per cambiare, non è d'accordo, ha esclamato il padrone di casa. Peccato che la ragazza si chiamasse Esther, e non ha mancato di farglielo notare. Ineccepibile la reazione di Amadeus, che ha reagito con un sorriso bonario e una risposta serena: probabilmente Jessica era la concorrente di un'altra puntata. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.